Abbiamo qui presenti Fumetti al Cubo, un nome suggestivo direi. Cosa significa? Cos'è Fumetti al Cubo? Cosa ci fate qui? Una bella domanda. Una bella domanda questa qua di Fumetti al Cubo, cosa ci facciamo qua? Niente, è una F che rappresenta tre mondi fantastici che appunto poi prende il nome della nostra rivista. Letteralmente si dovrebbe pronunciare F3, una F con la potenza di 3, dove apre le porte verso la dimensione onirico, del sogno, dell'altra realtà. È una F che scissa in tre parti, apre le porte alla fantasy, alla fantascienza e al fantascientifico, al fantasy e al fantastico. Noi abbiamo fondato questa rivista nel 2009 con la Fondazione Marco Montalbano proprio per cercare di dare una risposta al nostro modo della realtà globale che si stava vivendo, cioè sublimare, ma probabilmente anche l'uomo ha sempre sublimato con la fantasia e l'immaginazione quella realtà truce, quella realtà brutta che comunque riusciva a sopportare, quindi attraverso il sogno, il fantastico, dava, come dire, forma, diciamo, un po' alle sue storie, alle sue immaginazioni. Per cui è nata. Noi oggi siamo arrivati al numero 13, abbiamo anche con Etna Comics fatto un concorso, si chiama Warner di Cartoonist, la seconda edizione, l'anno scorso c'è stata la prima. Poi dopo che io insomma vi farò vedere i nostri prodotti che da tre anni e mezzo stiamo producendo, passeremo subito alla premiazione dei vincitori, soprattutto uno dei vincitori su tre viene addirittura da Torino, appositamente qui a Catania, per cui diciamo partiamo immediatamente. Intanto vi illustro la rivista numero 0 che era quasi profetico. Questa è una tavola di un mio fumetto fatto nel 2000, l'ultima tavola, si chiama Nike, in greco dire vittoria, dove profeticamente c'è una piramide e sotto quattro elementi che in realtà non sostengono la piramide fissa, ma è un cono, quindi il movimento, di cui fa muovere tutto un meccanismo. La figura femminile è chiaramente, dal mio punto di vista, l'avvento della nuova era, cioè infatti c'è anche un'alba alle spalle, quindi sicuramente un auspicio di un tempo migliore. Oppure qui mi suggeriscono alla regia un'interpretazione moderna. A mio parere è una reinterpretazione della Lara di Sant'Agata. Probabilmente inconsciamente c'è anche questo. Per cui facendo un percorso veloce noi diciamo, abbiamo sempre continuato questa scia mantenendo comunque un rigore fra la copertina e l'interno, anche la scelta della carta un po' retro, un po' così, un fumetto come si faceva, dove ogni autore aveva la libertà di comunicare un proprio mondo. Poi finalmente a un certo punto, seguendo la tradizione delle antiche riviste, a un certo punto si raccolgono in monografie, cioè l'autore presenta spezzettata la propria storia e poi vengono raccolte in un volume unico. Quindi la rivista è antologica? La rivista è antologica. Sì, possono esserci storie conclusive e storie lunghe vengono spezzettate. Di persone diverse? Di persone, assolutamente. Noi anche all'inizio dell'indice c'è questo disco dove al centro c'è simbolicamente il cubo che apre le porte multidimensionali, ci sono sei mondi dove ogni autore con la propria mano interagisce in questa porta virtuale che è l'F al cubo. Inizialmente avevamo anche messo un piccolo cubetto che veniva messo volontariamente in ogni storia per dare un continuum a quello che si stava, cioè per dare una logica anche a tutte le storie, pur essendo mai diverse, autore diverso, ma che comunque facevano parte dello stesso gruppo. Quindi poteva essere di pietra, poteva essere di legno, poteva essere simbolico, in ogni caso ogni autore metteva questo cubo come sempre elemento di contatto fra il mondo. Di continuità, esatto. Voi siete di? Catania. Inutile dirlo. Diciamolo, Fumetti al Cubo è l'unico fumetto prodotto a Catania e certamente fra i pochissimi prodotti in Sicilia. L'abbiamo inventato noi.
non solo, in tema di invenzione, mentre ci siamo, ne faccio vedere una mondiale. Cioè, abbiamo inventato una cosa che al mondo non esiste, l'abbiamo fatta solo noi e non lo sa nessuno. Siamo voi privilegiati. Eccola qui. Questo è il fumetto verticale. Il fumetto verticale può essere lungo, questo è un piccolo esempio, fino a 30 metri. Il nostro fumetto più lungo è di 30 metri e si vende a metraggio. 15 euro al livello. Questa è una cosa assolutamente nuova, sensazionale, per caso che voi non la riconosciate. Ditelo ai vostri figli, tornando a casa, dopo la famosa carezza del Papa. Attenzione, Elena, sentina, è stato ritrovato il tuo portafoglio. Puoi riaverlo all'info poi. Elena, sentina, è stato ritrovato il tuo portafoglio. All'info poi. No, lo penso di sì. Allora, tornando a noi, diciamo, affrontando questo discorso delle monografie, noi utilizzando al meglio quello che erano le tecnologie moderne, e poi ultimamente vi faccio vedere dove siamo arrivati, abbiamo in qualche modo impacchettato questi prodotti con la vecchia versione cartacea, dico vecchia perché è intramontabile, affascinante e bella, ma vecchia perché tra una trentina d'anni sarà storia, dal mio punto di vista. Sono queste monografie fatte da colori differenti, questa è una produzione che abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo Amore, Odio, Apatia, che è una come dire adesso due paroline, un bestiario, diciamo, rivisitato in chiave personale di questo mondo fantastico di animali che interagiscono di loro. Sempre di Alessio abbiamo un prodotto di quest'anno che si chiama Calliparaz, il sveglio degli dei. Alessio, anzi, già che ci sei, di due parole, così. Sì. Vi parlo brevemente di questo titolo un po' strano, Calliparaz o Calliparaz, si può pronunciare come si vuole perché tanto è una parola inventata. Calli è radice greca, lo riconoscete, Paraz non vuol dire niente, in realtà mi suonava bene. Attenzione, un elettricista all'InfoPoint. Un elettricista all'InfoPoint. Cioè lei? La storia viene da una documentazione che ho fatto sulla mitologia greca, ho ripreso alcuni episodi, alcuni molto noti, altri meno, e gli ho dato una facciata un po' strana, ho usato facce che alla, più o meno la metà li conosce molto bene, sono i robottoni degli anni 70, non quelli veri e propri, delle cose simili. Comunque la storia in sé non è un combattimento... Attenzione, Polistena, Maria Concetta, abbiamo ritrovato la tua carta d'identità e portafoglio, Polistena, Maria Concetta, non è un combattimento di robot con i cartoni animati, è solo una facciata per un pretesto per fare le mie avventure autironiche, che poi chi legge giudica sono autironiche, sono qualcos'altro, insomma. E tutto qui. Alessio è stato molto sintetico, naturalmente per chi volesse approfondire, sì, abbiamo anche mezz'ora solamente per presentare un lavoro, noi stiamo dando una carellata così generale del lavoro che abbiamo fatto in 3 anni. Per cui sicuramente non meno, questo è un lavoro nascosto, Crashey, magari tu riesci a dire le parole, a spendere la parola che mi ha montato, Davide è qua. Matteus, dai, velocemente, dai. Ah, ecco, c'è il microfono anche là. Sì, Crashey è in qualche maniera una creatura un po' strana, perché è un miscuglio di generi, di personaggi degli anni 80, un esperimento che lo Smash Comics, come l'ho definito io, dove mischio braccio di ferro, cuffi e robottoni, è un po' un figlio degli anni 80, in qualche maniera una metafora di tutto mischiato e frullato. Il racconto è divertente, fondamentalmente divertente, però avventuroso. Il personaggio, se lo vedete un po', riprende la fisionomia di braccio di ferro, comunque è un blob di tutto, insomma, però cerco una coerenza, insomma, mischiando, mi piace sfidarmi mischiando e dando coerenza alle cose anche differenti fra loro. La cosa migliore che posso dire è di leggerlo e pregiudicarlo, certo. Perché alla fine raccontare una canzone, un'opera d'arte è buona lettura. Poi passiamo alla prima magia di Silvio, anche tu spendi due parole, eccolo là, sono dispersi. Non c'è molto da dire, è un fantasy abbastanza classico. Ci ho messo dentro
nella storia una mia visione di un po' di politica, di del bene e del male, insomma, quello che in quel momento un po' di flop ho sentivo di raccontare, l'ho filtrato ed è venuto fuori questo. Chi l'ha letto finora mi ha fatto i complimenti, non posso sembrare. Quindi leggetelo e date voi. Poi la novità di quest'anno invece è che per la prima volta abbiamo anche affrontato la tematica letteraria. Cioè, attenzione urgentemente, un elettricista al primo piano di fronte allo stand best 8 di Perigioni Sicarelli. Allora, dicevo, il primo libro fantasy scritto da Valentina Coco, dove vi illustra anche lei velocemente, e non solo perché libri, mentre il fumetto può sfogliare, uno riesce a farsi un'idea, i libri vanno letti. Valentina. Allora, questo è quello che vedete qui, è veramente una sfida per me. Io ho sempre amato il fantasy, la letteratura e il fumetto. E questo è nato appunto sempre da un input di tipo grafico, perché io ho visto questo disegno, questo schizzo di Matreus, e mi sono assolutamente innamorata di questo personaggio, non sapendo né chi fosse né come si chiamasse. Io l'ho guardato e ho detto: io devo creare una storia su questa donna, mi è sembrata affascinante, intelligente, appunto, ho detto devo prendere subito spunto da questo. E ho iniziato a pensare al nome, Vela Deic, e poi quello che sarà il sottotitolo dell'avventura, che è appunto il cerchio verde, che è quella che lei cerca. Innanzitutto devo dire che questa è una novità assoluta, perché appunto, come diceva prima Angelo, F3 è dato spazio alla creatività del mondo fumettistico, però creatività è anche la letteratura, è anche la scrittura, quindi io ho voluto cimentarmi in questa, quella che è stata la mia, se vogliamo, fatica. Adesso voi avrete una fatica da fare, cioè quella di venire allo stand e magari venirlo a comprare. Poi magari, se vi piacerà, non sarà più una fatica, ma sarà un piacere magari averlo letto. Io posso dire soltanto che sono molto soddisfatta. La copertina è stata realizzata da Matreus e la colorazione di Laura Grasso. E insomma, spero che vi possa piacere. Attenzione, Messina Emiliano, è stato ritrovato il tuo portafoglio. Messina Emiliano, abbiamo il tuo portafoglio e il tuo point. Allora, ultima diciamo monografia, perché noi chiaramente siamo un gruppo che pensiamo e facciamo. Questa è una cosa mia fatta, si chiama Zoe nel cielo, Zoe frattino nel cielo, quindi non Zoe nel cielo, Zoe frattino nel cielo, che è un primo episodio di tre che poi seguiranno più avanti. E, diciamo, ho avuto, per la prima volta abbiamo in qualche modo sperimentato, stiamo sperimentando una forma nuova di distribuzione. Una distribuzione mondiale, nel senso che, visto che dicevo la carta sarà oggetto da museo, dal mio punto di vista, fra 30 anni, ci siamo sbizzarriti a creare un'applicazione, diciamo, che andrà online, si chiama Fumetto al Cubo, assolutamente gratuita come app. Mi spiace dirlo, ma è solo per iPad, quindi non voglio fare luce a nessuno, ma è questo il supporto e questo ce lo teniamo. E per iPad, dove abbiamo creato una edicola nostra, tutta nostra, con i nostri prodotti. Naturalmente ci è sembrato giusto andare incontro a coloro che volessero scaricarla o visionarla, i link numeri sono assolutamente gratuiti. Il numero mio che è esordito in questa forma è diciamo, un'anteprima. Semplicemente vi voglio far vedere qual è la caratteristica di questo tipo di lettura. Aspettate che andata a Angelo, non devo andare. Ok, una lettura praticamente innovativa, cioè noi siamo abituati a prendere il fumetto, sfogliarlo e poi depositarlo perché è un oggetto da collezione. Qui invece c'è il discorso del touch, cioè una cosa che noi nel futuro dobbiamo prendere sempre più manualità. Se io pigio due volte mi appare questo, poi vado a scorrere, mi appaiono, cioè guido il lettore verso una regia che non solo il disegnatore ha creato, ma in questo caso sto portando il lettore a seguire determinate vignette in un ordine che diciamo in qualche modo ho impostato io. Vi rendete conto che è anche più semplice qualora ci sono un asterischi o anche onomatopee che magari nell'ordine di lettura convenzionale un lettore legge prima, legge dopo, in questo modo viene accompagnato.
naturalmente ecco, c'è sempre il discorso del computaccio. Vedete, in questo caso ho voluto che venisse fatta una zoomata in questo simbolo perché ritengo importante, fine della storia. Dopodiché si passa all'altra tavola e automaticamente mi va a zoomare delle parti che io voglio che vengano zoomate. E così via. Ciao, questa è naturalmente la prima monografia è data così, esiste anche cartaceo. Vorrei anche ricordare che sono tutte opere le nostre che facciamo numerate e firmate. Firmate, numerate, proprio per, come dire, per dire che sono numeri chiusi. Noi lavoriamo molto col digitale, con le tecnologie moderne, di conseguenza questo è l'ultimo ritrovato, ma esistono anche social network, esistono tutto, esistono, diciamo, social network, siti, blog, dove noi abbiamo naturalmente il nostro spazio. Non vi racconto la storia, se non quella che si tratta di una fantastoria, dove sono due generi, fantascientifico e storico, che vengono messi insieme. E poi comunque succedono delle cose perché è tutta ambientata in un periodo storico importantissimo per l'Europa e per il mondo, il 1789, in piena rivoluzione francese. Niente, questo, diciamo, è grosso modo, diciamo, la produzione, l'ideologia che ci accompagna, che ci ha accompagnato in questi anni. Noi, ripeto, siamo autori e abbiamo condiviso una passione insieme. Abbiamo visto nel mondo, in Italia si fa fumetto, se ne farà sempre più, ci sono le grandissime case che comunque producono, ci sono le medie case che fanno bellissimi lavori, ci sono poi queste realtà, come dire, indipendenti, noi voglio sottolineare, siamo indipendenti dai politici, dal comune, dalla provincia, dallo Stato, siamo assolutamente liberi, quindi tutto quello che trovate dentro, siamo degli anarchici ideologici. Tutto quello che trovate dentro è frutto di quello che viene fuori dalla testa di ognuno di noi. Che possa piacere o non piacere, siete sempre voi poi a decidere da lettori. Noi possiamo proporre, posso anche guidarvi nella lettura della mia storia, delle nostre storie, ma poi siete sempre voi a dire va bene, non va bene. Voglio aggiungere che oggi fare cose originali è complicatissimo, anzi, secondo me, più si cerca di farle, più si cade nel già visto. Però mi rendo anche conto che c'è anche un mercato, diciamo, da seguire. Io direi che con fumetti a cupo sono le... Avete ancora 5-7 minuti. 7 minuti abbiamo. 7 minuti, direi di passare immediatamente alla premiazione dei vincitori. Riempiamo il podio. Dunque, io ora sono in grado di dare delle verità assolute. Prima verità assoluta. Angelo Dolone, non te l'ha detto, ma è un grande artista. Cioè non soltanto è il maestro della nostra scuola, ma è un eccezionale pittore, un realista eccellente e quindi un genio anche lui, fa parte del gruppo di quelli misconosciuti ma molto molto forte naturalmente. E la scuola che lui praticamente dirige è una scuola un po' speciale, noi siamo una piccola accademia. Non si fa soltanto il fumetto, si fa il disegno, la pittura, si impara a muoversi con le matite e con le mani, perché noi vogliamo salvare la mano, non lavoriamo soltanto con il computer, partiamo sempre dalle mani, bisogna sapere disegnare, a volte disegnare cose impegnative. Poi è importante questo, che attorno alla galleria e dagli stessi alunni, che poi diventano ex alunni, si è formato un gruppo. Questo gruppo vive insieme, si raccoglie e ogni tanto, per esempio, ci si mette insieme e si ragiona sui destini del fumetto in Sicilia. Ovviamente ci mettiamo a piangere, dove pianto abbastanza, però riusciamo a riprenderci. Perché tanto è vero che abbiamo la capacità di fare monografie, di fare numeri, riusciamo miracolosamente a tirare avanti già da 10 anni e quindi è molto tempo che siamo riusciti da soli e senza alcuna forza esterna a fare delle cose. Quindi direi di definirci un gruppo di fumettisti catanesi eroici. Grazie. Grazie.
regista. Quanti siete esattamente? Bella domanda. Beh, allora, quelli fissi che gestiscono diverse cose sono all'incirca 8, perché un gruppo, se deve funzionare bene, ognuno deve fare bene il proprio lavoro, senza rivalse, senza antipatie, senza nulla. Si lavora e basta, per amore, per passione, per cui poi, diciamo, come noi abbiamo postato questo tipo di nostro lavoro, è molto legato, diciamo, al discorso di fare bene quello che si sa fare bene. Cioè, se io mi occupo di fumetto e di faccio fumetto, chi si occupa di sito fa sito e così via. Direi di velocizzare, perché sono arrivate le tardie, direi di chiamare il nostro vincitore Alessandro Martina, eccolo qua. Alessandro Martina è un eroe che in tempo record, ha fatto le valigie con da Torino per noi, quindi noi passiamo velocemente, perché il tempo stringe, alla premiazione. Questo concorso si chiama L'Isola Non C'era, è il tema attinente esattamente con l'argomento di quest'anno che Tracomics ha voluto dare, questa terra fantastica, queste isole da nulla appare, e molti concorrenti sono cimentati a questo tipo di concorso in modalità differente. Noi abbiamo sperimentato una modalità di premiazione, non abbiamo voluto fare primo, secondo, terzo, come per dire il terzo è migliore e peggiore del secondo, il secondo è migliore del primo, anche esiste una meritocrazia. Abbiamo diviso in categorie, in sezioni, per cui abbiamo diviso in tre gruppi, dove c'è per tecnica, stile e storia. Alessandro si è classificato bene per storia, perché a nostro avviso ha pagato, diciamo, i requisiti che la giuria voleva, e, diciamo, ha fatto una storia, anche un sfondo sociale, dove l'isola che non c'era diventa una droga, diventa uno stupefacente che mangia in altri modi. Velocemente raccontaci un po' la tua storia. Allora, velocemente è una visione, in realtà è una sorta di storia che ha come tema il sogno, ma il sogno che non è un sogno naturale, è un sogno indotto. Perché? Perché volevo appunto cercare di comunicare la dimensione del sogno, che comunque faceva parte del titolo, l'isola che non c'era, comunque un tema fantastico, eccetera, però cercando di comunicare qualcosa un pochettino di diverso, qualcosa di più profondo, per cui questa capacità di sognare viene potenziata in un mondo fantastico, appunto quello fantascientifico, non troppo lontano dai nostri giorni, per cui grazie a questa pillola particolare, a questa droga particolare, si è in grado di poter controllare e gestire i propri sogni. Di conseguenza uno è in grado di crearsi dei mondi in cui l'unico limite è proprio la capacità di sognare, però ovviamente tutto questo poi porta a una serie di problemi che riguardano appunto il poter vivere anche una propria vita reale, no? Senza aver bisogno per forza di questa droga, perché poi alla fine, essendo una droga, poi è distruttiva e di conseguenza diventa una via di fuga che non può. Oh, ok, perfetto, ha sintetizzato, purtroppo il tempo è tiranno, l'avremmo potuto fare parlare per ore, però diciamo il tempo stringe. Ora menzioniamo gli altri velocemente, che anche se non sono presenti, consegna il premio Alessio Riolo, che voglio ricordare, Alessio è la trave che sostiene Tracomics. Grazie. Grazie mille, siete stati molto gentili, grazie alla giuria. Vorrei dire semplicemente due parole: noi abbiamo tempo record con Alessio, caratterizzato questa targa con un animale che non so se riuscite a riconoscere, un cinego dell'Etna, esattamente. Noi abbiamo voluto mettere come simbolo, ormai super gettonato, l'elefantino, inflazionato elefantino, un animale che è tipico, che abbiamo solamente noi, che ricorda anche una cultura bellissima, quella egizia, diciamo, lo sciacallo dello sciacallo egiziano, per cui Alessio l'ha fatto in questa forma un po' che ricorda, poi gli ho dato agli occhi e consiglio alcuni passaggi futuristi, diciamo, di un certo spessore. Spero che ti piaccia, Alessandro.
è una cosa che ti ricorderai, le ciminiere del Cirneo dell'Etna, sono di fare mordere però. Citiamo gli altri, oltretutto non so conterrà un suo concittadino, noi all'insaputo così spegniamo, poi leggiamo, e si chiama Mattia Zoani, Roberto Mitolo, o Mitolo, non so, Mitolo, Roberto Mitolo, con una storia sempre isola che non c'era, lui ha portato l'illustrazione, tutto alla fine è diciamo, l'immaginazione di un bambino che avendo gli oggetti davanti, probabilmente l'abbiamo fatto tutti da piccoli, c'è una macchina, una nave, diventa qualcosa, solo immaginato questo mondo di pirati, di fasi che vengono schiare insieme. E questo è della Lega. No, gli daremo la targa a lui, quindi vuoi dare il segno? Sì, perché si conoscono. Si conoscono, sono amici. Ecco, è stata una coincidenza quando ho detto, ah ma forse lo conosco, quindi. E in ultimo abbiamo, perché Vitolo è per la sezione tecnica dove ha utilizzato un buon equilibrio tra tecnologia, computer e manualità, e poi per stile Mattia Zoani, che ho sentito telefonicamente, era il tecnissimo allora, non poteva venire, dove a nostro avviso come giuria ha appagato nuovamente i nostri criteri di valutazione, che era quella legata allo stile. Diciamo, ha dimostrato che ha una sua manualità, ha raccontato una storia in forma mimica, si è in qualche modo riallacciato al cartellone iniziale di quest'isola, che poi è un grosso pesce che poi smanisce del tutto, probabilmente, non lo so, è un qualcosa ricorda questo, diciamo che non c'era. Quindi, io, questo è... Si è cancellato un portafoglio, la porto con lui. Lascio la stanza per i prossimi e spero di vedere per lo stesso tempo. Ringraziamo Mattia al cubo.